Buonasera a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento di 90 Special Serie B. Anche oggi parleremo di Serie B, parleremo dell'ultima giornata, siamo arrivati alla decima. Qui con me, come sempre, Giuseppe Leo. Benvenuto, Giuseppe. Buonasera Valentina, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano, ci vedono da tutta Italia. Insomma, una giornata significativa, ne parleremo a breve. Io ricordo che il programma va in onda in collaborazione con Pianeta Serie B e se volete rivederlo potete andare questa sera a partire dalle ore 22 su GS Channel. Noi a breve dovremmo avere in collegamento Maurizio Martino, ma visto che forse ancora non è arrivato, nel frattempo, se per te va bene, Giuseppe, farei salire Elia Luti di Speziato, così cominciamo a parlare con lui e poi man mano con gli altri. Benvenuto Elia. Ciao Valentina, ciao Giuseppe, grazie mille per l'invito e buonasera a tutti i videoascoltatori. Il tuo match è stato quello di inizio giornata, venerdì, Spezia-Bari 0-0, non lo Spezia rimane imbattuta in questo campionato di Serie B, non ha agganciato però ecco, il primo posto in classifica. Che match è stato? Allora, prima di tutto ho avuto il piacere di assistere a questa partita finalmente dallo stadio Alberto Picco, ho avuto modo di seguire le Aquile in prima persona. Oggi non ho niente che riguarda lo Spezia, in genere indosso la mia tradizionale maglietta bianca, ma sono direttamente dal campo, nel senso dal campo della nostra azienda agricola, abbiamo iniziato a raccogliere le olive, quindi sono venuto su poco fa. Va bene, è stata una bellissima partita per quanto riguarda la prestazione convincente dello Spezia, lo 0-0. Sembra non essere uno dei risultati più entusiasmanti, però lo Spezia ha colpito un palo nel primo tempo, una traversa nel secondo tempo con Rezza, è arrivata vicinissimo al gol nei minuti di avvio della ripresa con il subentrato Colak, che ancora non si è sbloccato. È stata una prestazione, dicevo, molto convincente per quanto riguarda i ragazzi di mister Luca D'Angelo, che avrebbero vinto ai punti, però si sa che bisogna realizzare delle reti per fare i punti, quindi come abbiamo visto nella classifica, non si è perso alcun punto dalla capolista, ma il Sassuolo ci ha rubato il secondo posto allo stato attuale. Ma si sa che lo Spezia, come dicono tutti, deve giocare per salvarsi prima di tutto. Poi che siano play-off, che sia promozione diretta, prima si passa tutti dalla salvezza. Dispiace perché, come dicevo, la prestazione è stata molto convincente. Il Bari veniva da due pareggi, tre, scusate, da due vittorie, tre pareggi consecutivi. Questo è stato il quarto pareggio consecutivo per il Bari, squadra solida, però sono venuti all'Alberto Picco per cercare di portare via il pareggio e sono riusciti ad imporlo a uno Spezia decisamente convincente con facoltà. Giuseppe. Elia, volevo chiederti, a parte di mandarci un po' d'olio o qualche oliva, che sicuramente sono di ottima qualità, detto questo, cosa è mancato allo Spezia? Io ho visto la partita, lo Spezia, dicevi tu, molto convincente, pali, traversa, negare, comunque un successo che sarebbe stato strategico, ma a parte quello, hai visto la squadra leggermente appannata, dove, se possibile, si può crescere? No, ecco, io non ho visto uno Spezia appannato, magari affaticato, adesso si ha il turno infrasettimanale, i ragazzi sono in condizione fisica, sono carichi mentalmente. Allora, prima di tutto applauso ai tifosi del Bari perché nonostante non fossero molto numerosi hanno cantato e saltato ogni secondo della partita, quindi veramente il tifo barese rappresentato alla grande, alcuni erano addirittura in gradinata insieme a noi spezzini, ci sono stati scambi di sciarpe C'era la bellissimi. ferrovia chiusa, vero? La curva ferrovia c'era. Arrivavo lì, arrivavo lì. Secondo me, nei minuti finali del primo tempo, per esempio, quando si poteva magari suonare la carica, i ragazzi a fronte della prestazione di alta intensità, nei minuti finali magari potevano essere un attimino più appannati. Ho visto questo nel primo tempo, magari la curva ferrovia fosse stata presidiata e ricordiamo è bloccata, è chiusa perché verrà coperta e sono in corso i lavori per la copertura, quindi sarà vuota È stata vuota, è stata chiusa per la gara con il Bari, sarà chiusa con il Modena e penso la successiva ancora addirittura, non sono sicuro. E quindi sì, i tifosi erano presenti nell'altra curva, però è tutta un'altra atmosfera. Poi c'era l'allerta arancione, quindi tanti tifosi che magari avevano il biglietto hanno comunque finito col non venire allo stadio e quindi l'Alberto Picco non era caldo come è stato caldo nelle partite precedenti. Nel secondo tempo, onore al merito al mister del Bari, ora mi sfugge il nome, perché ha proprio imbrigliato bene e Salvatore Esposito, e quindi lo Spezia non è riuscito a creare così come faceva
nel, agevolmente come faceva nel primo tempo, e poi ha bloccato anche gli esterni, perché noi abbiamo lo Spezia è riuscito ad avere 3 calci d'angolo nei primi 10 minuti, si sa quanto siamo pericolosi nelle palle inattive, e invece nelle palle inattive, invece nel secondo tempo Salvatore Esposito non aveva lo spazio per creare, gli esterni non riuscivano ad andare sul fondo e abbiamo cercato per vie interne con le mezzale, ma non siamo riusciti a trovare la rete del vantaggio. Io prima di lasciarti andare vorrei chiederti una cosa, ma personale, Lia, com'è stato tornare al picco da quanto tempo ci mancavi? No, io mancavo da 7 anni in Italia fino a un mese e mezzo fa, però poi rientrato in Italia ho subito seguito le Aquile a Salerno per la gara di Coppa Italia. Ero a Pisa per la prima di campionato e poi in casa con la gara con il Frosinone. È stato bellissimo rientrare al picco, è stato bellissimo partecipare alla rimonta delle Aquile con il Frosinone, perché al primo tempo eravamo sotto di una rete a 0, bellissima partita, ottima formazione del Frosinone. Tra l'altro in quel frangente mi stupisce che sia in fondo al campionato che stia soffrendo come sta soffrendo, all'epoca l'allenatore era ancora, aiutami, Vivarini se non sbaglio. E poi sì, siamo stati un mese e mezzo in Ungheria e ora rientrati. Siamo stati all'Alberto Picco insieme a mio babbo per la partita con il Bari e martedì saremo a Brescia. Sono bellissime testimonianze, per questo ti ho voluto fare questa domanda e ti ringrazio Elia e ci vediamo alla prossima. Grazie a voi, buona serata ragazzi, un abbraccio a tutti. Martiria, l'olio, ricordati. Va bene, volentieri, volentieri. Ciao ragazzi. Ciao.